Perché la Svizzera è ricca? Lo vediamo in questo video. Allora, ci sono ovviamente svariati motivi, ma fra questi non è l'oro rubato dai nazisti, come alcuni analfabeti scrivono ogni tanto sotto ai commenti dei nostri post, video e via dicendo. Non è neanche poteri forti, le banche, no, ovviamente ci sono degli elementi di carattere economico, ma che sono sempre una conseguenza. E conseguenza di che cosa? Quindi qual è il vero motivo, a mio avviso, del perché la Svizzera è così ricca e continua a avere fra i primi posti al mondo per il PIL pro capite e via dicendo? È il suo sistema politico, quindi la natura stessa di come è stata creata e concepita la Svizzera. Capite bene che la Svizzera, chiamata Confederazione Elvetica, in verità è uno stato federale, quindi è una federazione ormai dal 1848. Quindi il potere statale, il potere dello Stato, il potere pubblico, è ripartito fra la Confederazione, quindi il potere diciamo centrale, che in Svizzera è nella capitale a Berna, i cantoni e i comuni. Il fatto di avere il potere così spezzettato, permettetemi il termine non così tecnico, ovviamente ha grandissimi vantaggi sull'attrazione di ricchezza. Il primo vantaggio è un controllo molto attento da parte dei cittadini di come vengono spesi i soldi pubblici, perché è chiaro che se tutti i soldi pubblici vengono gestiti a livello centrale, è più difficile andare a capire da parte dei cittadini come sono effettivamente spesi e anche andare a controllare dal punto di vista politico, quindi delle votazioni, come vanno le cose. Il fatto che invece il potere appunto sia ripartito fra Confederazione, cantoni e comuni permette ai cittadini un controllo molto più attento. La seconda ragione è il fatto che, avendo un'autonomia anche dal punto di vista fiscale, a livello cantonale, a livello comunale, si va a generare una ricerca di efficienza, una competitività fra i diversi territori. Immaginate che solo nel 2022 ci sono ben tre cantoni che hanno ridotto le tasse, non a debito come viene fatto sempre in Italia, come viene proposto anche in questo momento da alcuni partiti politici, per cui sì, alziamo le pensioni, abbassiamo le tasse, però tutto a debito, quindi aumentando la spesa pubblica. No. Semplicemente cercando un'efficienza. Ogni anno ci sono dei rapporti che vanno a far capire ai cittadini residenti in Svizzera, sia ai cittadini svizzeri sia ai cittadini stranieri, quali sono i cantoni più efficienti, quali sono i cantoni che stanno cercando di migliorare la loro situazione dal punto di vista fiscale, sia per le aziende che per le persone. Cioè, immaginate che sogno, cioè in Italia è una roba che non si vedrà mai. Quindi questa ricerca di efficienza porta chiaramente una maggiore attrazione di ricchezza, perché più un sistema dal punto di vista burocratico è efficiente, più attrarrà patrimoni, più potrà abbassare le tasse, quindi attrarre ancora più ricchezze e via dicendo. Quindi si innesca un circolo positivo. La terza ragione implica quello che poi è la democrazia diretta, perché, collegato al primo punto, il fatto di poter essere veramente controllori dello Stato e non viceversa, permette ai cittadini di andare a votare e proporre qualsiasi tipo di iniziativa dal punto di vista politico, dal punto di vista della gestione del bene pubblico e poi trarne i risultati. Quindi la vera ricchezza della Svizzera sta nel suo sistema politico, sta nella sua pluralità, nella sua diversità, nel suo spezzettamento, pur restando un grande senso patriottico, ma positivo, non nazionalistico. Quindi se venite in Svizzera, siate consapevoli che siete in uno stato ricco grazie a come lo stato è concepito. Quindi dimenticatevi assistenzialismo, seppure anche qui ci siano ovviamente il sostegno per i più bisognosi, ma il sostegno davvero, non è sostegno per avere voti. Dimenticatevi che lo stato deve pensare alle persone, sono le persone che devono pensare a loro stesse. Quindi non è un sistema perfetto, ma è un sistema che sicuramente attrae ricchezza e permette a chi si dà davvero da fare di farcela. Quindi se tu vuoi essere della partita, vieni in Svizzera, chiedi una consulenza preliminare e vediamo insieme di analizzare un po' la tua situazione. Ricordo che noi non ci occupiamo di ricerca di lavoro, quindi se volete aprire un'attività è un conto, se avete già un contratto di lavoro è un conto, se invece dovete ancora trovare lavoro, prima occupatevi di questo e poi chiedete la consulenza. Quindi ci vediamo nel prossimo video.